Benvenuti a Misteri Misteriosi. Parleremo dell'uomo formicola avvistato in Toscana e come mai Elvis Presley dei Beatles prese residenza proprio a Vergaio e perché in Calvana non crescono gli alberi. Questo è un mistero che noi non lo sappiamo. E Bacarello esiste veramente o è soltanto un mito? Noi ci siamo stati per voi, ma devo fare attenzione qui perché se sdrucciolo qui c'è la borraccina e mi spacco il capo. Allora, attenzione, ma capo sdrucciolo, siamo andati a Bacarello a vedere quello che succede e andiamo a vederlo in questo antico filmato misterioso. Sì, ma dopo la pubblicità. Bacarello, finzione o realtà? In molti si chiedono se la fontana di Bacarello esista veramente. Questo è un mistero e noi non lo sappiamo. E secondo me non esiste. Cioè, dice che c'è stato, gli hanno solamente dei ciarlatani, perché non ci può essere. Gli è la cannella di Bacarello, secondo me, gli è, diciamo, in pura invenzione marketing. Quelle che state per vedere sono le rivelazioni misteriose dell'espertone Daniel Angel. Bisogna vedere perché è tutto un fattore, noi ci sta studiando, c'è degli studi dietro di un team di scienziati tra cui io, quindi insomma c'è da vedere, bisogna vedere. Ma diciamo che dipende dalla persona, perché poi non è, si può utilizzare il metodo scientifico, ma bisogna anche utilizzare un metodo, diciamo, che uno, se uno ci crede bene, se non ci crede allora bisogna vedere, perché non è detto che nella razionalizzazione poi dopo queste cose, cioè ci possano essere, ma poi ci possano anche non essere. In questo servizio siamo a Prato per rivelare le misteriose rivelazioni. Siamo all'interno della rotonda di Prato Ovest, ma adesso andiamo a vedere quello che si cela proprio all'interno delle rotonde a Prato. Sì, ma tutto questo dopo la pubblicità. Che dai, mi fa male il capo! Ti fa male il capo? Potrebbe essere un malaccio. Sì, leccamelo! Ti fa male il capo dalle stronzate che spara la gente? Moment 2018, osso! Anche in gocce e in punture. E un medicinale, leggi l'attenamento di istruzione, leggi l'attenamento di istruzione. Mi sto mettendo queste calosce appunto perché siamo sotto la rotonda di Prato Ovest. Ma andiamo a vedere adesso quello che ci comporta questo lungo viaggio all'interno delle catacombe della rotonda di Prato Ovest. Io li ho visti, io so che scendo perché io l'altro gli ieri mi ricordo gli aveva messo già nel capo, gli era già per nonno questa cosa. E gli vidi proprio arrivare, venivano dai monte. Ma qual è il mistero misterioso della rotonda di Prato Ovest? Io non posso parlare. No, io saprei tutto, cioè ho tutte le informazioni, ma ci sono dei poteri forti di sopra di me, diciamo che io non posso parlare, quindi è tutto inutile. Non vi dico niente. E perché questi ragazzi avrebbero paura di parlare? Questo è un mistero. Ma le rivelazioni che stiamo per mostrarvi vi lasceranno tutti a bocca spalancata. Mi atterrono e quando scendono per videro che c'era da fare, ha detto sono un testimone oculare perché li ho visti. Ora io posso parlare, posso dire chi, come, però che li ho visti. Siamo contatti proprio, ho sentito proprio, siamo stati proprio, capito? Hai provato terrore nel vedere quello che hai visto? Quella è una cosa, bisogna vedere anche se ti osa, perché se non ti amo ti osa e tu ce l'hai per dire, allora lì è un discorso proprio a monte, è un discorso proprio, capito? Chi lo sa, io ci credo, io li ho visti, però posso parlare. Siamo dentro le piramidi del Coderino. Andiamo adesso a aprire questo misterioso portale che ci collegherà appunto con la rotonda di Prato Ovest. Sì, leccamelo. Tu c'è andate lì dentro, lo so. Sai quante hai? Ma andiamo a vedere il misterioso turno. Ecco, siamo appunto qui. Per ora abbiamo visto solamente una pantegana.
Mi sto calando nella merda. Accidenta qui, serpente maledetto e misterioso. Ma andiamo a vedere cosa si cela in questo tunnel misterioso. È più una cosa aliena. È più una cosa di alieni. Cenno, gli hanno visti girare. Gli hanno visti a cerca funghi. Vedete cosa ho trovato? Che culo, un euro. Ma eccoci all'interno di questo tunnel misterioso. È un mistero anche dove porti. E come mai l'olio in Toscana si misura ai chilo? Questo è un mistero. Non ti mettere in cammino se la bocca la un sa di vino, ma se ti ferma carabinieri poi ti fanno il palloncino. Ma questo è un altro mistero misterioso. E perché a Pistoia c'è il sole e il sale? Ma vediamo questo mistero misterioso nella prossima puntata. Sì, ma dopo la pubblicità. E ancora non sono arrivato a capo di questo tunnel spazio-temporale. Diciamo che ancora, ma non mi riesce. Aioi! Una cannella. Che sia questa la fonte di Bacarello? Questo è un mistero. Sì, ma dopo la pubblicità.